Quella Classica e cari amici argentini di Eco Italiano, benvenuti a questa nuova puntata di Opera Classica, dove vi presento l'evento Inconfessabile Verdi, che fa parte dell'evento Verdi Off, che è un satellite del Festival Verdi 2021. Allora, c'è da dire che Inconfessabile Verdi è un'idea di Giulia Randazzo, regista, e di Giulia Bellet, scenografa, che fanno parte del cast creativo della Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma. Verdi Off, Inconfessabile Verdi. Cosa prova Gilda quando si rende conto che il suo Gualtier Maldin è in realtà il Duca di Mantova? Che cosa passa nella mente di Amneris mentre inganna Aida sulla morte di Radames? Da quanto tempo Leonora teneva nascosti i suoi incontri con il misterioso trovatore? Un peccatore, una peccatrice, un segreto inammissibile, un confessionale, uno spettatore disposto a mettersi in gioco e diventare parte dell'azione scenica. Ecco gli ingredienti della performance, il cui messaggio musicale è intonato one to one, da una postazione mobile al riparo da occhi e orecchie indiscreti, per poter rivelare nell'anonimato pensieri e segreti mai espressi, vissuti dai personaggi verdiani. Che il cielo mi protegga per quello che sto per dire. Come dal ciel precipita l'ombra più sempre oscura. Sono stanca di dire bugie. Mi chiamo Violetta. Violetta Valerie. Ma sa che c'è? Sono una prostituta, una cortigiana, una escort. Il mio nome è Banco. Il re è morto. Cerchi di memorizzare tutto quello che le dirò. Si chiama Macbeth. Sì, il nuovo sovrano di Scozia. È lui che ha ucciso il re. Sa che cosa c'è scritto sul dizionario accanto alla parola traviata? Succube di abitudini moralmente riprovevoli. Corrotta. Alfredo è nobile e la nostra relazione gli stava rovinando la vita. Nessuno più voleva sposare sua sorella. E non è tutto. Ho la tisi. Ha architettato tutto con quella megera della moglie. Hanno scannato il re Duncano come un animale. E non è una metafora. Sono stanca. Addio del passato, bei sogni ridenti, le rose del volto già sono. Data, Palazzo del Governatore, sala interna alla mostra Opera. Sabato 9 ottobre 2021, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Domenica 10 ottobre 2021, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Prenotazione in loco. Un posto per ciascun turno. Durata 10 minuti. Interpreti. Ideazione e regia Giulia Randazzo. Scenografia Giulia Bellet. Supervisione musicale Ramon Teobala. Produzione La Fabbrica dell'Opera, Teatro dell'Opera di Roma. Verdi Off in sicurezza. La sesta edizione di Verdi Off è stata ideata e realizzata nel massimo rispetto delle norme a tutela della salute degli artisti e del pubblico. Green Pass,
Per la partecipazione agli spettacoli con posti limitati è richiesto il possesso del Green Pass, che sarà controllato dal personale addetto unitamente alla temperatura corporea all'ingresso dei luoghi di spettacolo. E adesso andiamo ad approfondire, stavolta le informazioni sono tratte dal sito del Teatro dell'Opera di Roma, nella sezione Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma. Che cos'è Fabbrica Young Artist Program? Vedendo il sito, perché è interessantissimo, sono tutti ragazzi che lavorano e nel mondo dell'opera, quindi tutti giovanissimi a cui è anche permesso di lavorare a contatto con i grandi del mondo dell'opera. Quindi mi raccomando, andate a spulciare un po' questa sezione del sito del Teatro dell'Opera di Roma dedicato a Fabbrica Young Artist Program. Vedrete che le collaborazioni sono state anche con eminenti nomi del mondo dell'opera, della musica classica e del balletto. Mi raccomando, ora io vi leggo qualcosa, spero di incuriosirvi. Tra l'altro io ho anche intervistato alcuni di questi ragazzi e tra cui anche la regista Giulia Randazzo. Vi linko tutte le interviste che ho fatto, ad esempio c'è il soprano Marianna Mappa, il tenore Rodrigo Ortiz, insomma tantissimi, quindi vi linko tutte le interviste e mi raccomando andate, supportate questi giovani, diffondete le interviste se volete, scrivetevi ai loro social. Mi raccomando, incoraggiateli perché sono veramente bravissimi. Per esempio ho intervistato anche Angela Schisano, Arturo Espinosa. Mi raccomando, io vi linko tutte le interviste, guardatele, diffondetele e iscrivetevi ai social di Fabbrica, ma anche di questi ragazzi. Allora, Fabbrica Young Artist Program. Fabbrica è lo Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma. E si dà l'opportunità a nuovi talenti italiani e stranieri già formati presso conservatori e accademie di inserirsi nel mondo dello spettacolo. Il progetto Fabbrica Young Artist Program, diretto da Eleonora Pacetti, nasce nel 2016 per volontà del sovrintendente Carlo Fuertes per favorire la trasmissione di sapere e la promozione di nuovi talenti nel campo dell'opera lirica. L'Italia, la sua capitale e la tradizione secolare che contraddistingue il Teatro dell'Opera di Roma sono i valori forti che si vogliono trasmettere. Il lavoro quotidiano all'interno delle mura del Teatro Costanzi, accanto ai più grandi artisti della scena contemporanea, è la storia che ha ispirato appunto il teatro e la fabbrica. I giovani professionisti selezionati saranno accompagnati in quella delicata fase della carriera che corrisponde all'inizio del lavoro in palcoscenico. Gli artisti che prendono parte a Fabbrica intraprendono un percorso che, attraverso la pratica quotidiana, li porteranno ad importanti debutti, a nuove creazioni operistiche e a superare i propri limiti, grazie a continue e importanti sfide. Ogni partecipante riceve una borsa di studio e segue un percorso personalizzato misto di studio e lavoro presso il Teatro dell'Opera di Roma. Lo staff di Fabbrica Young Artist Program è composto da Eleonora Pacetti, responsabile del programma, che si occupa degli aspetti artistici e organizzativi, da Valentina Munzi, in qualità di coordinatrice, e da alcuni stagisti di supporto. Tutto il personale interno del Teatro dell'Opera è coinvolto nel tutoraggio dei partecipanti di Fabbrica Young Artist Program,
per i relativi settori di competenza. L'ufficio degli allestimenti scenici, formato dal direttore Michele Della Cioppa e dal vice direttore Andrea Miglio, è il punto di riferimento per lo scenografo di fabbrica. La sartoria diretta da Anna Biagiotti accoglie il costumista. Il lighting designer interagisce continuamente con il capo servizio degli illuminotecnici, Agostino Angelini. Il regista ha come punto di riferimento l'ufficio produzione diretto da Silvia Cassini e i servizi da esso dipendenti. Tutto il gruppo regia trova nel laboratorio dei cerchi, dove si perpetua la tradizione della realizzazione delle scene sotto la guida di Maurizio Varamo, un luogo di costante ispirazione e apprendimento. I cantanti e i pianisti sono regolarmente ascoltati dal direttore artistico Alessio Vlad e dalla casting manager Nicoletta Finzi. La preparazione musicale, inoltre, avviene grazie alla generosa partecipazione del comparto dei maestri del Teatro dell'Opera di Roma, coordinati da Carlo Donadio. Fabbrica Young Artist Program collabora strettamente anche con il Dipartimento di Didattica, Formazione e Promozione Pubblico diretto da Nunzia Nigro e beneficia di contatti internazionali anche grazie al supporto di Paolo Petrocelli, assistente del sovrintendente e lo sviluppo internazionale e le relazioni esterne. Fabbrica è fortemente sostenuta dall'impegno in prima persona del sovrintendente Carlo Fuertes. Credo che poi questo incarico, dal momento in cui Carlo Fuertes ha concluso il suo contratto, verrà poi sostituito dal nuovo sovrintendente, e dal lavoro della direttrice del fundraising Roberta Sulli. Adesso parliamo un attimo delle due realizzatrici, diciamo, del progetto Inconfessabile Verdi, che sono Giulia Bellet e Giulia Randazzo. Giulia Bellet è originaria di Massa, in Italia, ed è una scenografa e ha lavorato per il Teatro dell'Opera di Roma, relativamente a Fabbrica, nella stagione 2019-2020, progetto visivo della Vedova Allegra di Lear, in lingua originale in forma di concerto con la regista Giulia Randazzo. Circo Massimo, direzione Stefano Montanari. Inconfessabile Verdi, drammaturgia inedita di Giulia Randazzo da Verdi, 20° Festival Scintille d'Opera, Verdi Off, Fondazione Teatro Reggio di Parma, produzione Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma. Ed ora Giulia Randazzo, che è di Palermo, Italia, ed è una regista. Per il Teatro dell'Opera di Roma ha partecipato alla stagione 2019-2020, progetto visivo della Vedova Allegra di Lear, in lingua originale in forma di concerto con la scenografa Giulia Bellet. Circo Massimo, direzione Stefano Montanari. Inconfessabile Verdi, drammaturgia inedita da Verdi, 20° Festival Scintille d'Opera Verdi Off, Fondazione Teatro Reggio di Parma, produzione Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma. Ovviamente qui sul sito non c'è anche l'edizione 2021, ma sì, le due Giulia, come abbiamo visto appunto, hanno curato anche la regia e la scenografia del Verdi, dell'Inconfessabile Verdi al Verdi Off 2021 per il Festival Verdi di Parma e Busseto 2021. Ovviamente non sono le uniche cose che hanno fatto questi due splendide artiste, ma se andate sul sito scoprirete tutta la loro bellissima carriera. Basta andare sul sito del Teatro di Roma alla sezione Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma. Allora, io spero di avervi incuriosito e soprattutto mi ha fatto piacere dare questo spazio ai giovani del mondo dell'opera. Come sapete, io mi piace tanto poter diffondere informazioni sulle new generation, perché penso che lì c'è proprio il potenziale, il nido per il futuro. Quindi mi ha fatto piacere approfondire Inconfessabile Verdi. Vi ripeto che io ho intervistato molti di questi ragazzi che lavorano per il Teatro dell'Opera di Roma e per Fabbrica Young Artist Program: Giulia Randazzo, che è la regista, Marianna Mappa, Rodrigo Ortiz, Arturo Espinosa, Angela Schisano, e spero di conoscerne anche altri in futuro. We'll be right back.
mi hanno fatto anche una bellissima sorpresa in occasione di un evento ad Opera Classica che vi lascio appunto alla fine di questo video. Quindi spero di avervi incuriosito, vi linko tutte le interviste che ho fatto, il sito, ovviamente i vari social di Fabbrica, e mi raccomando, supportate questi ragazzi perché sono dei veri talenti e veramente lavorano tantissimo e bene, imparano tanto e anche dagli errori che fanno loro riescono a trovare una lezione nuova da imparare e da mettere a frutto. Molti di loro li abbiamo anche visti nella Traviata andata in scena sulla Rai nella scorsa primavera con la direzione di Daniele Gatti e la regia di Mario Martone, e mi raccomando, supportateli, questi giovani artisti hanno bisogno di sentire il calore del pubblico, di avere supporters, e quindi è giusto anche magari ogni tanto ricordare che c'è questo bel lavoro che si fa per le new generation, sono tutti giovanissimi, quindi io auguro a questi ragazzi e ovviamente a tutti gli altri di tutte le altre realtà un buonissimo lavoro, soprattutto una buona salute, poi buonissimo lavoro e buona musica, e complimenti al lavoro di Fabbrica Young Artist Program nel Teatro dell'Opera di Roma, all'Opera di Roma che ha queste belle iniziative. Andate ad esplorare il sito per rendervi conto di questa bella realtà romana, e complimenti a tutti, complimenti a Giulia Bellet e Giulia Randazzo che sono di nuovo protagoniste al Festival Verdi 2021, e a tutto il comparto di Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma, tutti i lavoratori, perché c'è anche gente che lavora dietro il palcoscenico, noi non li vediamo ma ci sono, anche dietro il palcoscenico. Quindi complimenti a tutti, continuate così e speriamo che questo periodo difficile passi quanto prima. Quindi buona salute a tutti, buona musica da Serena e Opera Classica.